IPAZIA, un'associazione che sta facendo largo nel Nolano, è vero? Grazie. Sì, e a Visciano anche. Sì, tentiamo di farlo soprattutto a Visciano, che è il nostro territorio d'origine. Abbiamo avuto l'onore e il piacere di ospitare qui a Visciano Luigi De Magistris lo scorso 1 luglio con la presentazione del suo libro Fuori dal Sistema, dove ha partecipato con la collaborazione appunto della Mondadori di Nola con Autilia Napolitano e chiaramente con l'amministrazione comunale di Visciano. Non ci fermiamo qui, abbiamo avuto il piacere anche di ospitare, avremo il piacere di ospitare fisicamente, perché l'abbiamo ospitato online, Luciana Esposito, la giornalista anticamorra di Ponticelli. Facciamo tante altre attività, tra cui anche un premio letterario che ha riscosso molto successo in passato e che ripresenteremo la seconda edizione a livello nazionale. E stasera siamo qui con gli amici della Proloco di Visciano per il premio Carpine Visciano, una bellissima iniziativa che è giunto ormai alla 12ª, se non sbaglio, edizione, quindi una realtà molto ormai presente sul territorio, che abbraccia non soltanto il territorio viscianese ma anche a livello internazionale. Arrivano corti a livello internazionale da varie nazioni del mondo e questo non può far altro che farci piacere, sia come associazione sia come amministrazione comunale di cui ho il piacere di essere presidente del consiglio comunale.